Magico dove viene deciso chi vince e chi perde, dove nascono le vere leggende. Sotto canestro accade tutto questo. È la zona più importante e nevralgica del campo, dove avvengono le migliori evoluzioni e le giocate più spettacolari. Sotto canestro, un luogo dove i giganti affrontano i giganti faccia a faccia. Se stoppi qualcuno, quello ci pensa sopra la prossima volta. E se continui a provarci, tu continui a stopparlo e vedi che non tira più. Sotto canestro, un luogo dove potenza, velocità e tempismo si confrontano in un duello atletico e psicologico. I più grandi campioni NBA raccontano le loro elettrizzanti esperienze in quel luogo magico e proibito. È la sensazione più bella che ci sia al mondo, elevarti e schiacciare in testa a qualcuno alto 2,10 metri. Solo loro conoscono le emozioni contrastanti che si provano sotto canestro. Da oggi lo scoprirai anche tu. Se doveste raccontare la favola del basket, potreste cominciare da una piccola città dell'Indiana, dove i ragazzini crescono con la palla in mano, un canestro nel giardino e tanti sogni di gloria nel cuore. E ci sarebbe un ragazzino che continuava ad allenarsi dopo che tutti se n'erano già andati. E in quelle ore di solitudine, mentre migliorava la tecnica, scopriva l'essenza del gioco e se stesso. Avrebbe giocato con una passione disperata, con la purezza della tradizione e una visione soltanto sua. Avrebbe emozionato tutti quelli che lo guardavano giocare, lasciando dietro di lui tanto stupore e una leggenda. È stata la sfida più celebre del college basketball. Gli improbabili Indiana State Sycamores e il loro leader, il riservato Larry Bird. Essere qui per me significa già tanto. Daremo il massimo, faremo di tutto per vincere. Contro i Michigan State Spartans e la loro stella carismatica, Irving Magic Johnson. È la realizzazione di un sogno ed è un match estremamente importante. Speriamo di essere all'altezza e di vincere. Bird aveva scioccato tutto il paese portando i Sycamores imbattuti alla finale. Loro erano il miracolo del basket universitario, ma nella finale Magic e gli Spartans avrebbero rubato il palcoscenico. Per Indiana State il periodo sotto i riflettori era terminato, ma per Larry Bird era appena cominciato. I Boston Celtics, con la loro leggenda, lo avevano scelto perché salvasse la grande tradizione. Le cose sembrano andare a posto, spero che possiate farcela.
Con Larry ed un paio di altre mosse saremo pronti a partire. Finiti sul fondo nella stagione precedente, i Celtics speravano che questa matricola di 22 anni, venuto dai campi di mais dell'Indiana, riuscisse a far brillare di nuovo la loro stella. Ma avrebbe fatto molto più di quanto avrebbero immaginato. Henderson, the bird on the cut. Beautiful. Riportando i Celtics in alto, Bird sarebbe stato premiato come Rookie of the Year e avrebbe dato nuova vitalità sia alla squadra che alla tifoseria. Larry arriva e porta questo feeling, questo carisma. Ci ha portati sulla strada della vittoria. Su Bird, i Celtics avrebbero costruito una grande squadra. Aggiungendo Robert Parrish e la matricola Kevin McHale, Boston era pronta di nuovo a correre per il titolo. E alla sua seconda stagione nella Lega, Bird era più che pronto a guidarla verso la terra promessa. Tutti eravamo convinti che Larry ce l'avrebbe fatta. Lui era il nostro go-to guy. In pochissimo tempo, Bird era diventato una assoluta superstar. Ma alle finali di conference, la stella più brillante del firmamento gli avrebbe fatto capire che la via verso il titolo non sarebbe stata facile. Dr. J portò Philadelphia sul 3-1 e sembrava che i Celtics avrebbero dovuto attendere ancora per soddisfare la loro sete di gloria. Ma Bird avrebbe risposto con una sicurezza che smentiva la sua inesperienza. Giocando con feroce determinazione, avrebbe guidato una delle rimonte più sofferte nella storia dei playoff, mentre i Celtics lottavano per portarsi in parità. Adesso erano i 76ers in difficoltà e Bird avrebbe dato loro il colpo di grazia. Bird aveva riportato le finali al Boston Garden. Era ora di innalzare il 14° stendardo nel glorioso tempio. Gli Houston Rockets guardarono impotenti i Celtics vincere la serie in 6 gare sotto la guida di un immenso Larry Bird. In 2 anni, il ragazzo dell'Indiana aveva portato Boston dall'ultimo posto al titolo NBA, realizzando i sogni suoi e dell'intera franchigia. Ma anche se Bird aveva catturato il cuore della sua nuova città, dentro di sé apparteneva ancora alla campagna. Vorrei ringraziarvi a nome di tutta la squadra per il sostegno mostrato quest'anno. È stato un grande onore giocare qui. C'è solo un luogo che preferisco, French Lick. Grazie. Per i suoi adoranti tifosi, Bird era un salvatore venuto da una terra straniera, un eroe avvolto nel mistero. Sembrava un montanaro uscito da qualche foresta. Indossava sempre la tuta e il berretto, quel genere di abbigliamento.
Qualcuno in Indiana deve essere entrato in una grotta, ha trovato un blocco di ghiaccio e l'ha inciso. Ed è uscito questo preistorico cestista, Larry Bird. Non credevo che Frangelic esistesse davvero. Era incredibile che quel ragazzo venisse da lì, ma era molto legato alla sua città. Con la notorietà crescente di Larry Bird, Frangelic era diventata un simbolo leggendario delle radici del basket. Situata nelle campagne dell'Indiana, con una popolazione di 2000 abitanti, Frangelic rende davvero bene questa idea. È un luogo in cui la gente conduce una vita semplice e condivide una passione che si tramanda di padre in figlio. Nell'Indiana il basket è tradizione. Per i suoi abitanti il campionato liceale è un antico rituale. Indiana University, un'istituzione, e i migliori giocatori dello Stato passano alla storia. Nato il 7 dicembre 1956, quarto dei sei figli di Joe e Georgia Bird, Larry Joe è cresciuto giocando a basket come qualunque altro ragazzo dell'Indiana. Ma poiché Joe era spesso via in cerca di lavoro e Georgia lavorava tutto il giorno come cameriera, Larry imparò la tradizione dai fratelli maggiori, Mike e Mark. Mi aggregavo a loro. Non è che mi dicevano, dai, vieni a giocare con noi. Mi snobbavano sempre. Avevano 3 o 4 anni più di me, è stata dura. I fratelli più grandi non ti vogliono mai tra i piedi. Mentre Larry cominciava il liceo, Mark diventava una stella della squadra locale. E a scuola tutti mi dicevano che mio fratello era un campione. Non vedevano l'ora di crescere e diventare come lui. Si vedeva che era fiero quando giocava bene e io volevo provare la stessa cosa. Presto Larry cominciò a verificare le sue capacità. A quel tempo era un giocatore come gli altri, ma c'era un campo di basket sulla collina. Ricordo che lo vedevo sempre là, che tirava quel canestro sotto la pioggia. Tirava sotto la pioggia, si allenava. Giocavo spesso con un paio di amici. Mi accorgevo che quelle che a me sembravano mosse piuttosto semplici li mettevano in difficoltà. Ed è stato allora che è scattato qualcosa. Le ore di allenamento furono ripagate dall'ingresso in squadra. L'obiettivo ora diventava più chiaro ed ambizioso. Quando ero ragazzo non avevamo molto. Quando il basket è entrato nella mia vita è stato tutto. Dal liceo in poi, Bird e la sua padronanza del gioco crebbero in modo spettacolare. Iniziò al secondo anno. Era 1,85 e pesava 61 kg. Nel penultimo anno era probabilmente 1,96 ed era il nostro miglior passatore, rimbalzista e difensore. Non quello che faceva più punti, ma colui che faceva tutto ciò che serviva agli altri giocatori. Era come se fosse stato toccato da una bacchetta magica, o come se fosse accaduto un miracolo, perché non lo avevamo mai visto giocare così. All'ultimo anno di liceo, Bird era alto 2,1 m e dominava gli avversari con una media di 30 punti e 20 rimbalzi. Non c'erano dubbi su quale scuola avrebbe scelto. Avrebbe accettato una borsa di studio per Indiana University. Così, nell'autunno del 1974, l'orgoglio di Frangelic e del liceo di Springs Valley portò con sé le speranze e le aspettative della sua comunità a Bloomington per vivere il sogno di ogni studente dell'Indiana e giocare per i leggendari Hoosiers. I 2 anni seguenti sarebbero stati i migliori per la squadra di basket di Indiana. Avrebbe perso solo una partita e vinto il campionato nazionale. Ma avrebbe fatto tutto questo senza Larry Bird, ritiratosi dopo 24 giorni e tornato a Frangelic in autostop. Penso che una scuola così grande e il fatto di non avere molti amici, oltre a non avere soldi, l'abbiano portato a scoraggiarsi, a deprimersi e a lasciare la scuola, senza consultare nessuno in proposito. Probabilmente aveva paura di aver deluso la sua famiglia o forse la comunità.
Mia madre non la prese bene, ne fu dispiaciuta per lungo tempo. Era una decisione che avevo preso io, con cui dovevo convivere, e non è stata presa a cuor leggero. Mi sarebbe piaciuto stare là, ma proprio non faceva per me. Tornato a casa, Bird trovò anche uno stipendio fisso, lavorando per la manutenzione stradale. Un giorno portavamo via la spazzatura, il giorno dopo pulivamo le strade, e i ragazzi con cui lavoravo erano davvero in gamba. Li conoscevo da una vita, li ringrazio ancora per quel lavoro. Bird era tornato a un'occupazione e una routine che lo soddisfacevano. Ma anche se a casa sua si sentiva a proprio agio, ci sarebbe rimasto poco. Il 3 febbraio 1975, papà Joe si suicidò. Penso che Larry abbia imparato tanto da suo padre. Penso che tenesse molto a lui. So che gli voleva molto bene. Non puoi fare niente davanti a una cosa del genere. Ha scelto il modo in cui voleva morire e l'ha fatto. È una disgrazia che ci siano persone con questo tipo di problemi. Vorrei che fosse qui, ma non c'è. Così sono andato avanti, cercando di dare il massimo, come ha fatto tutta la mia famiglia. Questa è stata la nostra reazione. Ma la famiglia Bird non venne lasciata in pace. Nei mesi successivi avrebbe visto orde di reclutatori recarsi a French Lick. Tra questi, anche Bill Hodges, il vice allenatore dei Sycamores di Indiana State, che si presentò dai Bird senza invito, ma con tanta determinazione. La prima volta che bussai a casa sua madre mi cacciò via. Mi disse che Larry aveva già visto un sacco di allenatori e che non sarebbe tornato a scuola. Voleva solo che la gente smettesse di seccarlo. Mi ero già imbattuto in 50 o 60 reclutatori e avevo già sentito tutte le balle che sparavano, ma Coach Hodges era davvero insistente. Andava da tutti i membri della mia famiglia. Quando un mio familiare gli diceva «Vai via», lui andava da un altro. E io gli dicevo «Quando e se vorrò giocare per Indiana State, ti chiamerò». Non ne potevo più di vedere quel tipo, così ci sedemmo e ne parlammo e decisi per Indiana State. Aveva un amico che si chiamava Kevin Connors. Larry mi diceva che sarebbe diventato un grande giocatore se fosse andato al college. Lui non ci era andato e si era sposato. Era davvero bravo. Gli dicevo, se non andrai al college un giorno diranno questo di te, che tu saresti stato grande se... Un anno dopo aver lasciato Indiana, Bird ci provò un'altra volta. Non ci sarebbero stati se. Partì per Terre Haute e questa volta non sarebbe tornato indietro. Nell'Indiana cestistica, Indiana State era solo un punto sulla mappa, ma per Larry Bird sarebbe stata casa. Terre Haute è come una piccola città. Non è una piccola città a 100.000 abitanti o giù di lì, ma la gente si comporta come in una cittadina. Si conoscono tutti e penso che Larry la sentisse molto simile a French Lick. Pur restando fermo un anno come transfer, Larry cominciò a sentirsi a suo agio col programma dell'università. E quando finalmente scese in campo, nell'autunno del 1976, raggiunta l'altezza di 2,06 metri, era pronto a portare un'inaspettata fama ai Sycamores e a conquistare il cuore dello stato dell'Indiana. Wherever Hoosiers gather, they no longer talk of weather. Indiana has a new state bird. Now his claim to fame is just the way he plays the game. Indiana has a new state bird. Tell us your name, although I don't think we need to ask. Brad Miley. Brad Miley. You're not Brad Miley. Larry Bird. Larry Bird. It's not the Cardinal now. Hey, Larry, take a bow. Indiana has a new state bird. And you're from French Lick, Indiana. You say though, when you say it. Yeah. From out of old French Lick on up to ISU, he came to play some basketball. Position do you play with the team? Well, you, as you know, I have to do everything, so I play all positions. Now we don't know a thing about what the future will bring, but for now we're gonna spread the word. The fighting Sycamores are racking up the scores, and Indiana has a new state bird. Indiana has a new state bird.
Larry era diventato un fenomeno. Un lungo capace di tirare e passare come una guardia, che giocava per uno sperduto college di campagna e somigliava a un moderno Huckleberry Finn. Sembrava uscito da un romanzo, e i media nazionali non tardarono a piombare su Terre Haute. Arrivavano da tutte le parti, i grandi network, CBS, NBC, ABC, ma lui non parlava molto. Non è che non avesse niente da dire, era solo un po' timido, un po' riservato. Di colpo passavi dalla vita tranquilla con gli amici a gente che ti spiava. I giornalisti ti seguivano ovunque, fotografi. Tutto ciò non mi piaceva ed era difficile per me affrontarlo. Bird avrebbe dovuto affrontare ben altro che la sua nuova notorietà. Avendo fatto un anno di panchina, nel 1978 era eleggibile per il draft NBA, nonostante fosse ancora junior. Scelto dai Celtics, si trovò davanti alla difficile alternativa tra la sicurezza economica immediata e il ritorno all'università per l'ultima stagione. E non andò a Boston. I soldi, a quel tempo, gli erano sconosciuti. Guadagnava $6 l'ora. Non era tanto male. Non è stato così difficile. Volevo continuare a studiare perché sapevo che non sarei ritornato. Gli atleti dicono sempre, l'anno prossimo torno e lo faccio, e non lo fanno mai. Bird rimaneva a Indiana State, ma le prospettive per la stagione non erano troppo rosee. Coach Bob King aveva avuto un infarto ed era stato sostituito da Bill Hodges. I Sycamores cominciavano l'anno sportivo 78-79 con un allenatore esordiente, un gruppo di giocatori specialisti e un solo determinato All-American a guidarli. Ogni volta che attaccavamo, pensavamo solo a dare la palla a Larry. Era il nostro obiettivo. Passargli la palla 3 volte su 4, e ragazzi, quando gli passavi la palla, riusciva a fare cose incredibili. Bird e i Sycamores avrebbero smentito tutti i pronostici, stupendo il mondo del college basketball col miglior record in assoluto. Battevamo le altre squadre con il coraggio e la determinazione. Ci eravamo messi in testa di essere invincibili. Ispirata dal suo leader, Indiana State andava oltre ogni limite. Larry si allenava e dava il massimo e pretendeva che anche tu dessi il massimo. Voleva che tu prendessi una responsabilità o conducessi l'attacco perché lui l'avrebbe fatto. I Sycamores avrebbero concluso la stagione imbattuti, regalando alla loro scuola la prima partecipazione a un torneo NCAA, di cui diventarono l'assoluta cenerentola. Era tutto perfetto, non solo per il college, anche per la comunità e i giocatori, per tutti. Queste cose accadono una volta nella vita. La favola sarebbe continuata nel torneo, eliminando i Virginia Tech Hokies e gli Oklahoma Sooners. La favola di Cenerentola continuava, e contro Arkansas, nei regionals, la mezzanotte era ancora lontana. Sì, Larry ce l'aveva fatta. Aveva guardato Indiana vincere il campionato nazionale senza di lui. Ma adesso avrebbe guidato i Sycamores a Salt Lake City in una delle più celebri semifinali nella storia del college basketball. Contro la favorita DePaul, Larry giocò una gara leggendaria, 16 su 19 dal campo. Incredibile ma vero, i Sycamores erano in finale. La stagione da sogno stava per terminare, ma per Larry Bird era solo un bivio che per molti versi cristallizzava tutto quello che l'aveva portato lontano da casa. Era la fine di una stagione magica e l'inizio di un nuovo viaggio.
Era l'ultima partita di un'odissea lunga 5 anni e l'ultimo passo verso le luci del palcoscenico. Alla fine, la più grande sconfitta di Larry Bird fu l'inizio di una nuova sfida. Quando Larry Bird arrivò al Boston Garden, la franchigia locale era nel momento più basso della sua storia, mentre le aspettative rimanevano al massimo. Ma a giudicare dalle apparenze, questo ragazzo di campagna sembrava male attrezzato per rivestire il ruolo del salvatore. Era solo un ragazzo, non sembrava così forte. Dicevano che era troppo lento, che non sapeva saltare né difendere. Quando Larry arrivò, tutti pensammo: ecco uno che non si sa neanche se riuscirà a giocare in questa lega. Ma tutti avrebbero presto scoperto che il talento del biondo andava oltre le apparenze. Larry Bird sapeva che non c'era nulla che non potesse fare su un campo di basket. Quando hai quel tipo di sicurezza, non c'è nulla che tu non possa fare. Era il giocatore più motivato che avessi mai visto. Bird mostrava padronanza e sicurezza come mai prima, caratteristiche che avrebbero convinto anche i più scettici. È davvero sorprendente. Riesci a fare cose che non diresti mai. L'unica cosa da fare è scuotere la testa e sorridere. Larry ti faceva un passaggio schiacciato a terra, dietro la schiena, in contropiede, e tu dicevi: ma dove è andata la palla? Aveva testa. Non era un bifolco di campagna. Larry è molto bravo a fare il ragno che attira la mosca nella trappola. È come guardare un gatto che gioca col topo. È intelligente, ha gli occhi anche dietro la testa. Bird era un autentico virtuoso. L'attrazione, capace di fantastiche performance da solista. Ma forse la sua più grande dote era l'abilità nel dirigere il gioco. Portò un atteggiamento altruista nella squadra, quello di cercare l'uomo smarcato. Se il giocatore è libero, puoi passargli la palla per il tiro. I canestri diventavano facili perché la difesa stava così attenta a lui che poi ti trovavi da solo sotto canestro, pronto a segnare. Capiva come servire Kevin e Robert e Cedric Maxwell. Capiva anche quando uno di loro non aveva preso abbastanza tiri o non era coinvolto nell'azione, e allora si sforzava di coinvolgerlo. Quando c'è uno come Bird, gli altri quattro sanno che farsi trovare al posto giusto è la loro sola preoccupazione. Sanno che la palla arriverà, ed è bellissimo. Gli altri quattro danno il massimo e crescono come giocatori. L'emozione e la bellezza del gioco dei Celtics era vedere la palla andare da una parte all'altra del campo. Tre o quattro passaggi e un canestro facile. Larry aveva riportato tutto questo ai Boston Celtics. I primi quattro anni nella Lega furono davvero miracolosi, dal titolo di matricola dell'anno alla partecipazione all'All-Star Game nel quintetto base. E sebbene le stagioni 1982 e 83 finissero con una delusione ai playoff, Bird continuava a essere superiore a tutte le aspettative. Aspettative degli altri, però, non le sue.
Eravamo una squadra. Vincendo nel 1981 pensavo che avremmo vinto per anni, perché eravamo forti, ma non facevamo abbastanza per vincere il titolo. Negli stessi 4 anni, il suo rivale al college Magic Johnson era arrivato 3 volte in finale, vincendo 2 titoli e facendo dei Lakers la squadra di riferimento della Lega. Ecco quello che Larry si rimproverava. Quell'uomo non accetta di perdere. È come un bambino che prende una locomotiva e la tira con una fune. Sopporta tutto pur di vincere. Dall'inizio della stagione 84, la determinazione di Bird divenne chiara. Aveva sempre avuto una dedizione totale al lavoro, ma ora la trasmetteva senza equivoci ai compagni. Era il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andare via. Era molto dura per noi giocatori vedere che Larry si allenava da solo 1 ora o 2 dopo l'allenamento. E così anche noi facevamo lo stesso. Quando un campione dà tutto se stesso in allenamento, tutti gli altri non possono che seguirne l'esempio. E Larry lavorava tutti i giorni. Un atteggiamento questo che accompagnò i Celtics per tutta la stagione. Sacrificherebbe se stesso per una palla. E anche gli altri dovrebbero. Se è disposto a prendersi quei falli cattivi a metà campo, anche gli altri dovrebbero farlo. Tutti seguono le sue iniziative. Con Bird che dava l'esempio, i Celtics attaccavano gli avversari con intensità selvaggia. Un approccio che sarebbe valso ai Celtics il miglior record e a Bird il titolo di MVP. Nell'84 Larry è stato grandioso. Era incredibile come riuscisse a migliorarsi. Non pensavi mai che potesse salire di livello, ma ci riusciva. La storia ai playoff, almeno all'inizio, sarebbe stata la stessa, coi Celtics a travolgere facilmente gli avversari. Intanto a Ovest, Magic Johnson e i Lakers collezionavano altrettante vittorie. E mentre Boston vinceva la finale di conference, il mondo del basket aveva un autentico presentimento. Noi eravamo i favoriti. Siamo andati per la nostra strada. Loro hanno vinto l'Est, noi l'Ovest. E ora godiamoci la partita. Fin dal loro primo storico incontro erano stati legati indissolubilmente. Avevano rilanciato ognuno la propria franchigia. Insieme avevano dato nuovo ossigeno alla Lega. Ma non si erano mai incontrati in una finale NBA. Ora era arrivato il momento. Camminavi per la strada e tutti parlavano di questa serie. C'era una grande eco su stampa e TV. Cioè, quello che scrivevano era Bird contro Magic, Magic contro Bird. Cose così. Era tutto così intenso, così vivo.
Il destino aveva presentato a Bird la sfida più difficile. Sotto gli occhi dell'intera nazione avrebbe cercato riscatto per i Celtics e rivincita per se stesso. Giocare contro Magic, beh, era qualcosa che avevo sempre sognato da quando ci aveva battuto al college. Ma l'inizio della serie, più che un sogno, sembrò un incubo ricorrente. In gara 1, lo Showtime dei Lakers permise a Los Angeles di ribaltare il fattore campo. E quando i Lakers umiliarono Boston nella terza gara, sembrava che Magic avrebbe festeggiato ancora una volta a spese di Larry Bird. Sotto 2-1, Bird, solitamente riservato, mostrò a sorpresa tutti i propri sentimenti. Abbiamo giocato come un branco di donnette. Abbiamo grandi giocatori in squadra, ma non abbiamo i giocatori con il carattere di cui abbiamo bisogno. E oggi, quando ho visto Magic dare il 5 ai giocatori che non hanno fatto altro che farci schiacciate, avrei voluto che qualcosa o qualcuno potesse fermarli. E finché non avremo quella determinazione, saremo nei guai. Larry era frustrato, era deluso, come tutti noi, per avere perso 33 punti in diretta TV nazionale. Ma quando disse che i ragazzi giocavano senza carattere, sapevo cosa sarebbe successo nella partita successiva. Ce l'avrebbero messa tutta. Bird aveva chiamato i compagni alle armi. La festa per i Lakers stava finendo. Ricompattarono la squadra e tutti risposero: certo, dimostriamo che non siamo femminucce. Forse prima sì, ma dimostriamo che non continueremo a farlo. Con le parole di Bird nelle orecchie, i Celtics giocarono con autentica ferocia. Per 3 partite i Lakers avevano segnato a volontà. D'ora in poi, Boston avrebbe fatto pagare loro ogni singolo punto. I Lakers non riuscivano più a correre. I Celtics avrebbero dato loro filo da torcere. Con Bird e Magic straordinari, gara 4 sarebbe rimasta in stallo per 48 lunghi minuti. E alla volata finale, come previsto, i riflettori furono tutti per i due grandi rivali, uno contro l'altro in una sfida storica. Cinque anni prima si erano trovati insieme al centro della scena. Ora, in questa rivincita attesissima, entrambi potevano sferrare il colpo del KO. Boston ball, tie game. Maxwell looking. Bird rotates in. Bird pops out. Avoids the steal. Gets it over to DJ. Bird goes right into the pivot. Now DJ holds the ball. Back into Bird. The ball is gone. Oh my God! Sì, ce l'abbiamo fatta! Torneremo! Torneremo!
I Celtics avevano ripreso il controllo della serie. Giocando due delle prossime tre partite al Boston Garden, erano pronti a battere i Lakers. Ora Bird aveva il titolo in pugno e non se lo sarebbe fatto scappare per nulla al mondo. La stagione finì come era cominciata, con Bird a guidare i Celtics alla vittoria. Nessuno credeva che avremmo potuto battere i Lakers. Proprio nessuno. Ma il fatto fu che credemmo in noi stessi. E questo significò molto, grazie anche alla leadership di Larry. The Boston Celtics are the NBA World Champions. Larry Bird, congratulazioni, tu sei l'MVP. Adesso hai pareggiato i conti con Magic per quello che successe tra Michigan State e Indiana State anni fa? Siamo professionisti ora. Ho vinto per Terre Haute. Hai vinto per Terre Haute, davvero? Per Terre Haute, quella vittoria fu come aver saldato un debito. Ma per Boston fu il coronamento di una storia d'amore. Una stagione, più di altre, in cui Bird aveva aperto il cuore ai tifosi e in cui i tifosi capirono quanto quel cuore somigliasse a loro. Quando dicono che questa è una città di colletti blu, di gente che lavora duro e che si guadagna da vivere, questo è esattamente in linea con Larry. Larry crede nel lavoro duro. Ha dato ai tifosi qualcuno per cui gioire, in cui identificarsi. Prima che arrivasse lui, anche negli anni migliori, c'erano almeno 2.000 posti invenduti per ogni partita. Dopo il suo arrivo non si trovava più neanche un biglietto. L'anno dopo, i Celtics erano ancora pronti a seguire il proprio leader in battaglia. Sapevamo di avere il miglior giocatore del mondo. Era Larry, non c'erano dubbi. Era il miglior giocatore del mondo. E la strategia era semplice. Anche il gioco era semplice. Passare la palla a Larry e lasciarlo giocare. Larry voleva sempre la palla. E comunque tutti sapevano a chi sarebbe andata. Un conto è sapere dove va la palla, un altro è riuscire a fermarla. Ogni sera un nuovo exploit. Contro Atlanta, ad esempio, cade il record di franchigia per punti in una partita. Quella sera giocava così bene che anche gli Hawks si davano il 5. Il passaggio di Johnson per Bird, che attacca, fischio, tira, segna! 60 punti! Incredibile Bird! E i compagni lo sommergono di abbracci. Con Bird ai massimi livelli, i Celtics sembravano invincibili. Avrebbero di nuovo chiuso col miglior record e Bird avrebbe di nuovo vinto il titolo di MVP. Non però l'anello. Ostacolato da un infortunio al gomito, non riuscì a trascinare i Celtics oltre i Lakers nel rematch della finale 84. Ce l'abbiamo messa tutta per entrare nei playoff. Abbiamo fatto il possibile, ma voglio dire che in questa serie non ho giocato ai soliti livelli. Volevano questa partita più di te, Larry? No, non credo. Volevamo vincere, ma loro hanno semplicemente giocato meglio. Una stagione iniziata con grandi promesse era terminata con una delusione. Ma la realizzazione delle promesse era solo rimandata. Per due stagioni i Celtics si erano appoggiati a Bird, ma in quel periodo erano cambiati. Adesso erano una squadra che si ispirava a lui. Una squadra unita.
Boston cominciò la stagione 1986 determinatissima a riprendersi quello che le era stato tolto. E fin dall'inizio i Celtics resero chiaro agli avversari questo concetto. Eravamo concentrati e sapevamo tutti cosa dovevamo fare. E quando ci mettevamo al lavoro era come una catena di montaggio. Se sto al montaggio e il mio lavoro è mettere le manopole alle radio, io faccio quello. Un altro metterà i pulsanti e le antenne. Larry era l'uomo dell'antenna e noi ci occupavamo dei pulsanti. Bird non aveva mai visto il suo lavoro così ben ricompensato. Bill Walton, arrivato durante l'estate, completò l'arsenale dei Celtics, che Bird utilizzava con effetti devastanti. Ciò che rendeva quella squadra così speciale era la sua abilità a giocare in qualsiasi modo. Poteva seguire gli schemi o giocare in contropiede. Eravamo forti in difesa e a rimbalzo. E se qualcosa andava storto, bastava passare la palla a Larry. Lui indietreggiava e tirava da tre punti. Coi Celtics che dominavano, divenne chiaro che in quella stagione non era in gioco solo il titolo, ma anche un posto nella storia. Avrebbero perso una sola gara al Boston Garden, stabilendo il record NBA per partite vinte in casa. Avrebbero conseguito il secondo miglior record in assoluto nella storia dei Celtics e Bird avrebbe eguagliato Russell e Chamberlain vincendo il terzo titolo di MVP consecutivo. I playoff sarebbero stati una semplice formalità, poiché i Celtics persero solo una partita sulla strada delle finali. Lo stesso campionato, più che una competizione, assomigliò a un'incoronazione. Houston si sciolse presto e Boston conquistò il secondo titolo in tre anni, diventando una delle più grandi squadre nella storia NBA. Ho sempre pensato che quella fosse la squadra migliore della Lega. Di sicuro Magic aveva una squadra forte, ma per me quella era la mia squadra più forte da quando ero nella Lega. Col suo contributo al terzo titolo NBA personale, anche Bird si era assicurato un posto nella storia. Ho avuto la fortuna di allenare alcuni dei più grandi di questo sport. Ma se dovessi fare una squadra adesso, il più grande giocatore e l'uomo che vorrei avere sarebbe Larry Bird. Un giocatore ancora nel pieno della carriera era già tra i grandi immortali dei Celtics. Vuoi dire qualcosa, Red? Voglio solo dire che tu lo sai come ci si sente perché ci sei passato. Io invece non ho segnato un solo punto. Ma sei stato tu a portare qui i ragazzi. Allora ti pagano troppo. Va bene, grazie ragazzi. Ma per Bird e i Celtics non c'era tempo per riposare. Nella stagione successiva, gli infortuni decimarono la squadra. Ma con Bird ad alimentare la fiamma, il sacro fuoco era ancora vivo. Ci riunimmo. Non ci saremmo arresi, qualunque fosse il risultato. Saremmo caduti a testa alta. Nella finale di conference, Bird e i Celtics trovarono i giovani e famelici Detroit Pistons. In qualche modo, Boston trovò la forza per issarsi sul 2-2. Ma nel quinto cruciale incontro,
Bird avrebbe dovuto ricorrere a qualche magia celtica per salvare i compagni, perché i Pistons nel finale avevano la gara sotto totale controllo. Detroit by one, 17 seconds, so Boston goes for the final shot. On the left it goes to Bird. Bird guarded by Mahorn, drives around him, goes on in, and the ball gets knocked out of bounds by eight. Oh, they call it the other way. Quando perdemmo l'ultima opportunità per segnare, gettando la palla fuori, ero sicuro che fosse finita. La partita era finita e Detroit aveva vinto. Vi prego, dateci questa palla. Questa resta tra le cose più grandi mai fatte, e quando ci ripensi ti viene da sorridere e dici: sì, noi eravamo in trappola, ma siamo riusciti a liberarci. Ha fatto una grande partita, non ci sono dubbi. Si erano dimenticati di Larry Bird. Il colpo si sarebbe rivelato fatale per i Pistons, dando ai Celtics la possibilità di giocare contro i Lakers la finale. Ma in sei incontri durissimi tra Celtics e Lakers, nemmeno le magie di Bird sarebbero state sufficienti. I Celtics persero il titolo, ma non l'orgoglio. L'età e gli infortuni li avrebbero tenuti lontani dalle finali per il resto del decennio. Ma anche senza il titolo, grazie al numero 33, continuavano a essere una grande squadra. L'unico che mi fa paura è Larry Bird. Perché se lo lasci avvicinare e lui ha una possibilità di vincere, lui vince. Larry Bird non si arrende mai, pensa sempre di poter vincere la partita. Beh, loro hanno un vantaggio di 2 punti. Bird tira fuori un canestro da 3 punti e te lo aspetti. Lo aspetti trattenendo il fiato. Of a man who needs 2 to tie or 3 to win, has the time to do either one and says, let's roll the dice. Vuole tutti i vantaggi, che siano vantaggi tecnici o fisici, ma soprattutto vuole un vantaggio psicologico. Mi dà la carica dire a un avversario che farò canestro all'ultimo secondo e poi farlo. Durante un time out studiavo uno schema. Larry arrivò e disse: coach, perché non mi dai la palla e dici a tutti di togliersi di mezzo? Questo è Larry. Se lui vuole la palla, gliela devi dare. Dopo il time out tornammo in campo. Lo marcava Xavier. Così dissi a Xavier: prendo io la palla. E io risposi: lo so, ti aspetto. E lui disse: la prendo proprio qui e ti tirerò in faccia. Just phenomenal the way.
E la prese proprio in quel punto. Mi tirò in faccia e sembrava dire: non volevo lasciare 2 secondi da giocare. Voleva tirare proprio all'ultimo secondo. Tornai a bordo campo incredulo. Nel corso della stagione 1988 sembrava che Bird avesse già escogitato tutti i possibili trucchi per vincere. Ma fu forse nelle semifinali di conference che superò se stesso. Dopo aver rischiato l'eliminazione per mano degli Hawks, Larry non solo contribuì a evitare la sconfitta, ma lanciò anche un audace attacco psicologico. Hanno avuto la loro occasione. Hanno avuto la grossa chance per batterci e credo che andremo in campo per giocare come abbiamo fatto oggi. Ma saremo a casa e i nostri tiri saranno più precisi, saremo più veloci. Quindi domenica sarà una grande vittoria per i Celtics. Nonostante l'impudenza di Bird, gli Hawks non sembravano intimiditi e divenne subito chiaro che se Larry avesse avuto ragione, avrebbe dovuto affrontare il grande Dominic Wilkins, che avrebbe semplicemente giocato la gara della vita. Sempre nel corso della carriera, a Bird era riuscito l'impossibile. Aveva creato un'aura di invincibilità. Ma a dare la vera idea della sua grandezza è forse il tramonto. Alla fine degli anni Ottanta, vittima dell'età e degli infortuni, nonostante l'affievolirsi delle capacità fisiche, Larry Joe Bird dimostrò ancora di essere capace di trascinare una squadra, a volte solo e unicamente con la forza di volontà. Neanche l'implacabile passare del tempo poteva fiaccare lo spirito di Bird. Mi ricordo che quando arrivai nell'NBA, Artis Gilmore venne da me e mi disse: se vuoi giocare tanto in questa lega, dovrai smetterla di andare a terra. Pensai: è pazzo, perché questo fa parte del basket. Ora che sono un po' più vecchio, le contusioni e i lividi si fanno sentire e capisco cosa voleva dire, ma non posso cambiare il mio stile. Devo giocare così ogni sera. Le sfide erano cambiate, ma Bird era rimasto identico. Larry entra ancora in campo con un atteggiamento di un 22enne. Era proprio un compagno fenomenale che poteva fare di tutto e tutto da solo, ma sempre nell'ambito della squadra. Io tengo ai miei compagni di squadra. Lui ha incarnato questa cosa.
Ha portato i suoi valori, che ha acquisito fin dalla scuola, a French Lick, in Indiana, e ha vissuto nel loro rispetto. Ricordo distintamente che un'estate lo chiamai mentre si stava allenando a Terre Haute. Lo rintracciarono in palestra. Mi richiamò e gli dissi: Larry, ha chiamato il preside di Harvard e vuole sapere se potresti fare un discorso alle matricole sui valori dell'istruzione universitaria. Una cosa di 10 o 15 minuti. Lui mi disse no. Gli dissi: Sports Illustrated ti vuole dedicare la copertina e vogliono farti qualche foto. Mi dicono che non ci vorrà molto tempo. Lui disse no. Gli dissi: anche Life Magazine ha chiamato, vogliono solo farti delle foto e faranno un servizio di 10 pagine su di te. Vogliono solo seguirti e avere il permesso di fare delle foto. Lui disse no. Disse: Mr. Wolf, mi aveva detto che era una telefonata importante. Larry Bird è nato a French Lick, Indiana, con una palla, un canestro e un sogno. Da queste parti impari a giocare da solo o con un amico. Se vuoi fare qualcosa nella vita, devi fare tutto da solo. Allenandosi dopo che gli amici se n'erano andati, trovava l'essenza del gioco e di se stesso. Credo che Larry si sia sempre considerato una persona povera e che per questo avesse sete di fama. Era la sua chance per dimostrare alla gente che valeva quanto gli altri. Ha giocato con passione disperata. Con la purezza della tradizione e con una visione del tutto personale. Prendi ad esempio persone come MacArthur o il generale Patton nell'ultima guerra. Era la guerra a metterli in luce. Per Larry era il basket. Ha emozionato tutti quelli che lo hanno visto giocare. E dietro di lui ha lasciato stupore e una leggenda.